Oggi parleremo del più grande scandalo della storia del calcio dopo Calciopoli. Come si fa? Io ieri per rispetto ho mantenuto il silenzio. Perché? Perché puta caso il Napoli avesse vinto, saremmo comunque rimasti a meno uno. Ok, non abbiamo vinto, ma il Napoli ha giocato male, niente errori arbitrali. No, aspetta, guarda un po', perché? Perché parlando della nostra partita viene espulso Koulibaly dopo che gli era stato dato il giallo da fallo da rigore? Tutto quello che vuoi era fallo da ultimo uomo, ma era stato dato il giallo. Stessa identica cosa successa ieri nella partita più scandalosa della storia del calcio italiano. Non si può continuare così. Mi spiegate per quale sacrosanto motivo ieri è stato espulso Vecino e oggi è stato espulso Koulibaly? Mi spiegate? C'è un articolo nel coso del VAR che dice che il VAR per un'ammonizione non può essere usata. Se il giocatore è stato ammonito non si può cambiare, perché per il VAR non c'è il cambiamento dell'ammonizione. Dove sono successe le cose? Nelle partite più importanti della stagione, Juve-Inter e Napoli-Fiorentina. Cosa dice il nostro caro Allegri prima di Napoli-Juve? Non è questa la partita che deciderà la stagione. Ma allora tu già lo sapevi? Tu già lo sapevi, perché cioè, non me lo spiego. E cosa succede ieri? La partita più scandalosa della storia. L'Inter che riesce a perdere in inferiorità numerica perché... perché non vengono espulsi due calciatori della Juve? Perché l'espulsione per l'Inter non c'era. Ma allora stanno giocando a bocce. Ma allora non sapete arbitrare. E adesso non lo sospendiamo l'arbitro per 40 giorni, stile Calciopoli, quando l'arbitro diede rigore contro la Juve a favore del Bologna. Non lo sospendiamo l'arbitro, rimaniamo, perché è un grandissimo arbitro. Ha arbitrato alla perfezione, come dice il caro mister Allegri alla Domenica Sportiva. Ha arbitrato alla perfezione, complimenti. Grandissimo Orsato, grandissimo testa di cazzo, figlio di puttana. Perché magari vieni squalificato. Fino a qui ci siamo. Parlando della partita di oggi, il Napoli ha giocato male, ma a me non me ne frega un cazzo. Lo sapete perché il Napoli ha giocato male? Perché noi la psicologia non ce l'abbiamo, ma la psicologia ce l'ha distrutta l'arbitro. Perché una squadra come la Juventus è la rovina del calcio. E io mi sono rotto il cazzo, perché non si può. Io sono sempre rimasto calmo. Molte volte sono andato avanti, alcune volte mi avete visto parlare di arbitri, tipo il video che vi invito a vedere, ossia l'ipocrisia della Juventus. Ma qui si supera davvero il colmo. Ma qui stiamo cagando fuori dal cesso. Stiamo cagando fuori dallo Juventus Stadium, ma davvero facciamo? Mi sento davvero schifato. Ed io, le ultime due partite di campionato a San Paolo, io vado lì, festeggio come se avessi vinto lo scudetto, perché questo scudetto lo abbiamo vinto e lo vinceremo anche con le cause di Calciopoli che ci saranno, perché non è possibile. Questa è un altro schifo, un'altra mafia del calcio, come è successo 12 anni fa, sta succedendo adesso. Perché guardate un po' qual è sempre la squadra, sono sempre loro. Non cambia, sono sempre loro. Per me lo scudetto lo abbiamo vinto. Lo abbiamo vinto perché, a differenza loro, noi dopo questa sconfitta con la Fiorentina non andremo a contestare la nostra squadra perché ha perso. Noi le andremo ad incitare come se avesse vinto. E a differenza vostra, che dopo le minacce dei mafiosi tifosi vostri, perché sono mafiosi quei tifosi che hanno minacciato i giocatori, voi, pur di non avere problemi con la mafia, perché voi siete la mafia, cosa avete fatto? Avete creato questo pur di vincere, perché vincere è l'unica cosa che conta. Complimenti, davvero complimenti, uno schifo. Mi vergogno, perché il Napoli, come l'Inter, e adesso parlo anche di Inter, perché qua non bisogna stare zitti, il Napoli
non sta combattendo 11 contro 11, 23 contro 23 contro la Juve. Il Napoli sta combattendo in 23 contro in 40, contro in 50. Il Napoli sta combattendo contro il sistema, contro il corpo arbitrale, contro la squadra degli arbitri, contro la Lega, sta combattendo contro tutti. L'Inter, una società che, parliamoci chiaro, non è che mi stia simpatica, ma come tutte le rivali. Ma ragazzi, qua non si parla di scudetto, qua si parla di qualificazione negata alla Champions all'Inter. Qua si parla di aver negato la qualificazione alla Champions ad una società. E non stiamo scherzando, perché parliamoci chiaro, la Juve, se questa partita l'avesse vinta meritatamente, il Napoli lo scudetto non l'avrebbe vinto. Ma se la Juve questa partita l'avrebbe persa, se questa partita la Juve l'avrebbe persa, l'Inter l'ultima giornata avrebbe avuto la Lazio. Quindi, in caso questa partita fosse finita per vittoria dell'Inter, staremo parlando di Inter quasi in Champions e il Napoli che vince lo scudetto, che quasi vince lo scudetto. Questa partita ha corrotto una stagione intera, il più grande schifo della storia del calcio. Mi vergogno, ma non perché non abbiamo vinto, perché siamo usciti da tutte le coppe, come ha detto il nostro mister Allegri, come ha ribadito il mister Allegri, che loro giocano 57 partite e noi ne giochiamo 30 perché a novembre siamo fuori da tutte le coppe. Caro mister, hai giocato due partite in più a noi, due partite, quelle due partite che ti sono costate sapere cosa vuol dire, cosa provano anzi tutti i tifosi e tutte le società ad affrontare la tua squadra di merda, la tua squadra di merda, perché siete una squadra di merda, mi fate schifo. Quella partita ha fatto capire qual è il vero calcio. Cosa vuol dire subire un rigore contro che per voi è inesistente? Cosa vuol dire avere l'espulsione del vostro capitano, del vostro uomo migliore? Perché questa partita con un Koulibaly in più, volete dire che l'avremmo persa? L'avremmo pareggiata magari, ma volete dire che l'avremmo persa? Questa partita senza 6 ammonizioni per i nostri giocatori, volete dire che qualcosa ci sarebbe stato sotto? Un Albiol che mi viene ammonito al 10° minuto, là al 15° minuto, poi non mi può fare più il fallo tattico e forse qualcosa mi cambia. Io sono scioccato, starei dicendo stronzate, ma sono scioccato perché questo è un sistema marcio. Mi vergogno di stare nel campionato italiano. E io sono convinto, come ha detto Tony Tubo, e qua stai dicendo, sai che intenditore di calcio, non me ne frega un cazzo, come ha detto Tony Tubo, e lo cito, io sono convinto che questo scudetto alla fine andrà a noi, perché questo è Calciopoli, e non sto scherzando, e non sto esagerando, perché chi caga fuori l'accesso sono loro che stanno esagerando, con tutti questi favori arbitrali. Io sto dicendo la sacrosanta verità, e non me ne vergogno a dirlo. E non me ne vergogno a citare anche un ragazzo di YouTube, che fa YouTube, Luca Mastrangelo, che ha detto le cose vere nel suo video dopo l'Inter, dopo Inter-Juve. E qui si parla davvero... Qui si parla davvero di corruzione, si parla davvero di calciopoli. Io ho concluso, prossimamente un video sul Napoli. Mi sono rotto il cazzo di questo campionato. E io, come spero tutti voi del Napoli, li sosterrò e li inciderò. E alla fine festeggerò. Perché per me questo è uno scudetto. Questo vale più del loro scudetto. Questo è un vero scudetto e non il vostro. Vergognatevi.